Buongiorno bene gente e benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi direi che la giornata del lavaggio dei capelli sono stra secchi, sono secchi con i capelli bianchi e quindi farò un trattamento anticadute per i capelli e soprattutto iperidratazione, quello che abbiamo bisogno sempre, quindi comincio con la nostra preparazione. Prima aggiungo dell'olio extravergine, qualche spolverata di cannella, 2 pezzettini di spicco d'aglio tagliato a metà, del rosmarino e 3 chiodi di garofano e comincio a scaldare tutto. Non faccio bollire, li scaldo semplicemente, poi li spengo e li lascio a riposo. E così il nostro preparato è pronto. Comincio con l'applicazione. Prima lo applico sul cuoio capelluto perché questi ingredienti aiutano a attivare la microcircolazione del cuoio capelluto, così ci rende i capelli più sani, più folti, crescono di più, aumentano la crescita e combattono contro la caduta dei capelli perché li fortifica dalla radice. Dopodiché comincio a applicarlo su tutti i capelli. Ricordare quando ero bambina che mettevo una quantità di olio sui capelli e andavo a scuola così, con i capelli unti, pur per vederli lisci. Ah sì, meno male che è finita. Li lascio a riposo per all'incirca un'oretta e poi... Ho aspettato all'incirca 2 ore e sono andata a lavarmi i capelli. Dopo che li ho lavati, pettinati, metti il balsamo, ho comprato finalmente l'aceto di mela e vado a applicarlo sui capelli. Come vedete non ho fatto la riga solita che faccio perché purtroppo ultimamente ho notato, anche se faccio styling dei capelli, mi rimane la riga mezzo sui capelli, quindi ho cominciato a lavarli senza la riga. Adesso ho lavato i capelli, sono uscita dalla doccia, cominciamo con il styling. Il styling comincia con il Cantù perché le dà tanta idratazione. Il Cantù l'unico difetto è che impesantisce tantissimo i capelli, quindi cerchiamo di non mettere troppa quantità. Ho preso 2 dita e basta, non metto più nulla del Cantù. Divido i capelli a 4 ciocche, come vedete non faccio mai la riga in mezzo perché se no mi rimangono i capelli come la sorella di Marge. Con la riga in mezzo a me non mi stanno bene, ci sono delle ragazze che le sta molto bene. E comincio il styling applicando la mia Lola Cosmetic. Questa volta volevo provare il pettine di legno che da tantissimo tempo che non lo utilizzo. Ho detto vabbè, cominciamo, magari mi sono proprio dimenticata che sensazione e come lascia i capelli, che definizione, non me lo ricordo più perché saranno anni che non lo utilizzo. E oggi ho detto ma sì dai, ho visto un video su TikTok. E che una ragazza usava il pettine di legno, ho detto ma sì dai vado a fare il video per vedere il risultato finale, comunque accompagnatemi fine video per vedere che risultato lascia il pettine di legno. Io ce l'avevo vicino al letto sinceramente perché la sera lo uso per massaggiarmi la cellulite perché vogliamo mantenere questo corpo solido e sodo e bello, quindi ti massacriamo con il massaggio serale. In frattempo vi racconto una storia triste. Allora, io c'ho una mia amica che ieri stavo parlando di più di meno e mi ha confessato una cosa che a me, vi giuro, mi ha traumatizzata. Lei sta con suo fidanzato, saranno 4-5 anni che stanno insieme e mi dice guarda, io ieri ho deciso di parlare con lui, mi ha detto, è andata da lui, si sono seduti, ha detto guarda ti devo parlare, gli ha detto io so che tu stai uscendo con varie ragazze però in particolare una, lo so che stai andando spesso con lei a letto
che al Capodanno lui l'ha lasciata a casa di sua madre, di lui, con la madre di lei, a giocare carte. Gli ha detto vado a vedere dei miei amici miei, è tornato alle 4 del mattino, è andato a letto con questa qua, la tipa è rimasta incinta e lei lo sa che gli ha comprato il test, che sono andati a fare l'aborto, e gli ha detto io so tutto questo già da mesi, non ti ho mai detto nulla perché volevo vedere il tuo limite, però vedo che il tuo limite non arriva, quindi dimmi, lei lo ama ancora, io ti amo, io voglio creare qualcosa insieme a te, voglio avere un futuro insieme a te, però devi dirmi che sei disposto tu a dimostrarmi in questa relazione, io ti perdono, però voglio capire se possiamo andare avanti o no. Quello che ho pianto io ieri sera, ho pianto talmente tanto che cavolo, quando sei innamorata di una persona, e credo anche quando non hai tanta autostima, ti permetti agli altri di farti questo. E non voglio neanche giudicarla, perché non posso giudicare la sua situazione, perché non sono lei, non sono la sua testa, non sono sue emozioni. Io adesso, come sono io in questo momento, ma se mi facesse un terzo, un quarto, un'unghia delle cose che gli ha fatto lei, ma sai dove l'avrebbe mandato? Ma figurati, io non mi hanno mai fatto la metà della metà della metà e le mandati col paese. Figurati lei, mamma mia la pena che mi ha fatto, che forte, che donna forte, che coraggio. Io non posso neanche dirle mollalo, gli ho detto cosa fai con lui? E lei mi risponde, è la storia più bella che ho avuto da tutta la mia vita e non voglio perderla. Mamma, guarda, solo pensarci mi viene da piangere. Per cui davvero è molto 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 semplice giudicare tante persone, tante situazioni, piuttosto di capirli. Io non riesco a capirla, però capisco la sua sofferenza, capisco la sua decisione, capisco la sua situazione, rimango allibita della capacità di una donna di tollerare, la capacità di tollerare, star zitta, non dire niente. Noi ci raccontiamo tutto, ma proprio tutto, e lei non me l'ha mai mai detto. Come vedete ho finito, ho fatto crunch e rock and roll. Ho lavato i capelli, li ho asciugati col phon, sono andata a fare la passeggiata con Kyle, adesso dovrei uscire, e quindi separiamo i capelli per dargli un po' di forma diversa da questa, direi. Cominciamo. Io uso sempre il mio pettine africano. C'è Kali che ha sentito un rumore. Kali, bimba, piccola. Cari, basta esprimere il suo disaccordo col rumore fuori. Gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. E io continuo a volucizzare perché i capelli erano terribili, la forma era terribile, e continuo finché riesco a avere un risultato umano. Un pochino. Soprattutto nelle dita, e la faccio nella radice, la passo. E adesso la facciamo passare. E le punta scaldata bene, perché la vasellina ha effetto favoloso, però scaldata, perché se non la scaldate rimane come una cosa dura e bianca nei capelli, non è proprio il massimo. Ok, faccio vedere, sono belli, anche se non mi fa impazzire questo pettine, però comunque sono belli. Se devo scegliere tra il Denmon o il mio pettine marocchino, vi spiego, il Denmon è questo qua, che è da comprare perché ce l'ho consumato. Il pettine marocchino
ho la spazzola di legno. Allora metto il Denman al primo posto, secondo posto questo e il decimo posto questo. Infatti sono anni che non lo uso. Ho detto oggi dai, non mi ricordavo più che effetto fa sui capelli, quindi ho detto vabbè, gli diamo questa possibilità. Ma no, lo rimetto un'altra volta vicino al letto perché lo uso per farmi massaggi anticellulite. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, se avete qualche informazione, qualche richiesta, qualche suggerimento, sono alla vostra disposizione e alla prossima e buona giornata a tutti, buona domenica a tutti.